pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Onestamente non capisco tutta questa agitazione per la programmazione televisiva di Rai, Mediaset, Sky, con grande attenzione soprattutto ai destini personali di alcuni conduttori Rai, o meglio ex Rai. E prima Fabio Fazio, e poi Lucia Annunziata, e poi ancora Massimo Gramellini, e dunque ancora Bianca Berlinguer. Cioè, vanno via dalla Rai, da Rai 3 soprattutto, per approdare altrove. E sono giorni che leggo articoli e vibranti prese di posizione, soprattutto del Partito Democratico, impegnato a denunciare la fine della democrazia liberale perché i succitati conduttori e giornalisti se ne stanno andando a lavorare da un'altra parte. È chiaro? Da un'altra parte, non sono stati estromessi dal dibattito pubblico, non hanno intrapreso il viaggio verso l'oblio del giornalismo italiano, semplicemente cambieranno rete, andranno a Discovery, a Mediaset, alla 7, perché in un mercato più o meno libero il lavoro si cambia, se è questo il problema. Dopodiché bisognerebbe interrogarsi su cos'è questa TV che viene strenuamente difesa in questi giorni. È la TV del talk, dove si chiacchiera molto e ognuno porta le sue opinioni sull'universo mondo. Anni di pandemia e guerra hanno dato molto spazio anche a ciarlatani, a presunti esperti, a personalità parapolitiche in cerca d'autore, tutta gente che ha imperversato in TV negli ultimi anni. Mi pare che sul punto abbia detto tutto alla fine degli anni 90 il grande Giovanni Sartori in Homo Ludens, pubblicato dalla Terza. Non sarà un caso che la politica si occupi di TV nello stesso modo in cui la TV si occupa di politica. La televisione eccelle in una cosa: intrattiene, svaga, diverte, come dicevo, coltiva l'homo ludens, scrive Sartori nel capitolo dedicato all'opinione telediretta e precisamente nel paragrafo sulla videopolitica. Ma la televisione, scrive Sartori, pervade anche tutta la nostra vita, si afferma anche come un demiurgo. Dopo aver formato i bambini, continua a formare o comunque a influenzare gli adulti, informandoli in primo luogo di notizie più che di nozioni, e cioè dando notizia di quel che avviene nel mondo, vicino o lontano che sia. Il grosso di queste notizie finisce per essere di sport, di cronaca nera, di cronaca rosa o lacrimosa e catastrofi varie, il che non toglie che le notizie di maggior conseguenza, di maggiore importanza oggettiva, siano le informazioni politiche, le informazioni sulla polis, nostra e altrui. Sapere di politica è importante, anche se a molti non importa, perché la politica condiziona tutto il nostro vivere e convivere. La città cattiva ci imprigiona, ci rende poco o punto liberi, e la cattiva politica, che ovviamente include la politica economica, ci impoverisce. Dunque l'addizione videopolitica, forse un mio conio, investe soltanto uno dei molteplici aspetti del potere del video, la sua incidenza sui processi politici e per esso una radicale trasformazione di come essere politici e di come gestire la politica, scrive ancora Giovanni Sartori. Chi si straccia le vesti per gli addii dei conduttori televisivi non lo fa perché è sinceramente preoccupato della qualità del dibattito pubblico che si impoverisce, è solo preoccupato che le occasioni per partecipare al potere che la TV dà si restringano. L'homo videns non è soltanto colui che guarda, ma anche colui che partecipa alla TV perché parlamentare, ex parlamentare, ministro, ex ministro. Solo attraverso la TV, unico mezzo autenticamente di massa, si può pensare di gestire la politica, anche stando all'opposizione.